Bartolino, come Sì, andiamo? bene, buongiorno Tiziana, bene. Andiamo Prima abbiamo bene, fatto un siamo. magnifico collegamento con il vuoto. No, io ci sono, eh. No, ma posso garantire che evidentemente, diciamo, Bertolino si è alzato un minuto e noi ci siamo collegati in quel Sì, io mi preciso sono. momento. Ho lasciato solo dietro il backstage, come si dice in Esatto, gergo e tecnico. noi Tipo abbiamo fatto il collegamento col backstage. gli Allora, altarini votivi. l'ultima volta ci eravamo visti a maggio, Bertolino era reduce dalla sua ultima fatica, alle 50 giornate di Milano, diario semiserio di un barricato sentimentale. Se non ricordo male, il libro è stato concepito proprio durante il lockdown, quindi lui non si è riposato, ma ha lavorato. Ho detto tutto Sì, giusto perché fino a qua? sì, Tiziana, noi siamo a Milano, abbiamo il fatto, i milanesi in particolare, quando si riposano si sentono in colpa, conseguentemente per evitare il Beh, la senso di vita è colpa tristissima, però lo voglio è molto dire. triste questa cosa, però purtroppo è una cosa che noi non riusciamo a riposare, anche l'ozio deve avere una finalità e questa Ecco. finalità me l'ha data la casa editrice chiedendomi se me la sentissi di fare questo libro. Ho anticipato chiaramente che Io non avrei aspetto toccato una casa argomenti di editrice cui che mi professore ha chieda di parlato fare un prima. libro invece sulle gioie dell'ozio, che saprei fare con un certo, quando arriva finalmente. Guarda, Allora. Tiziana, suggerisco quello del professor De Masi, L'ozio creativo, che ha venduto milioni di copie. No, ho Molto capito, bello. però non è che adesso andrà in competizione con De Masi. Io volevo fare Sì, una sì, cosa sì. facile, Ma poi tu facile, non vuoi diciamo. l'ozio Il creativo, se ho mio capito non è un bene. ozio creativo, il mio è L'ozio ozio non puro, puro. cioè è solo ozio. Allora, il libro invece di Bertolino è Il diario della quarantena, dicevamo, in cui ironizza sui comportamenti appunto dei milanesi. A un certo punto scrive, questa è molto carina, Verina, ascolta bene. I pirla rimarranno sempre pirla anche dopo il coronavirus. Ed è andata così, diciamo, non c'è possibilità di redenzione, Bertolino. C'è una bassa possibilità di redenzione che peraltro ha sottolineato anche il professor Galimberti, che è un po' più titolato di me, quando dice che il pirla, lui l'ha chiamato con un altro eufemismo, dice che non uscirà, non solo non ne uscirà migliore, ma ne uscirà incattivito per l'astinenza. Cioè l'astinenza del non aver potuto fare il pirla durante la pandemia, perché non si può, perché non si può. Certo. A qualcuno si è riuscito ugualmente, ai supermercati non facevano passare alcune persone che facevano la spesa per i No, ma disabili. per esempio l'evasore fiscale che si è servito della sanità, che ha visto quanto è importante la sanità pubblica, avrà No, no, lui imparato non. qualcosa. No, Si lui è non si redento convertirà, cioè non l'evasore avrà la conversione fiscale. sulla strada di Binasco che è vicino a Milano, piuttosto come San Paolo. No, lui passata la paura, riprenderà ad evadere con più cattiveria di prima, perché dirà: se no, poi mi individuano. Sennò, cioè, qui Certo. qualcuno ha pensato che saremmo andati noi a costituirci all'anagrafe tributaria dicendo: sì, mi rendo conto di aver sbagliato per anni. Non è così, Non cioè è sanno così. perfettamente che se si costituiscono una volta verranno poi coinvolti per tutto il loro vissuto. Allora, però, diciamo, ci sono alcuni vantaggi rispetto a quando ci siamo visti l'ultima volta. Uno di questi Sì. vantaggi è che fra poco si parte per le vacanze. Dove andrà Bertolino a fare l'untore in quanto milanese? Ma Perché sa io che c'è come stata pure milanese questa rimarrò qua, cioè per simpatica fare come. polemica, no? L'untore non lo faccio perché abbiamo già subito, c'è stata una legge del contrappasso, cioè noi siamo stati a nostra volta untori. Quando è iniziata verso la metà di febbraio questa quarantena, la prima avvisaglia di quarantena, noi ce la siamo presa con i cinesi. Già. Io mi ricordo che i cinesi, la maestra di mia figlia che studia cinese in un centro culturale, è stata a lei ad avvisare noi di tenerla a casa. Perché ha detto, noi ci chiudiamo, perché abbiamo saputo dal nostro paese che. E noi, nonostante questo, siamo riusciti a dargli degli untori, a insultarli. E questo è poi una catena, no? È come quando una volta c'era il meridionale che diceva, non si, cioè il torinese che diceva, non si affittano case ai meridionali. Poi alla fine sono i meridionali che se la prendono con una nuova ondata migratoria. Cioè c'è sempre qualcuno più a sud nel mondo, Già. ce la prenderemo con i pinguini che saranno gli ultimi. Allora, a proposito sempre di vacanze, però c'è un pezzo Bertolino d'Italia che in vacanza non ci andrà perché, No. insomma, tutti i giorni raccontiamo che i consumi non ripartono, che le condizioni economiche del paese non sono buone, e però in compenso Bruxelles ha detto che ci darà un po' di soldi, anzi tanti soldi, se ci comportiamo bene, se facciamo le cose giuste. È meglio che rinunciamo subito? No, è meglio che ci adeguiamo invece, a mio avviso, perché sarebbe una bella opportunità. Io dico. Noi come italiani abbiamo sempre capitalizzato ogni dominazione, cioè ogni dominazione ci ha lasciato qualcosa, soprattutto parlo con me come milanese, gli spagnoli ci hanno lasciato la peste ma anche le mura spagnole, i francesi ci hanno rubato le opere d'arte,
durante la loro dominazione, ma ci hanno lasciato ad esempio gli archi di trionfo che sono le porte di Milano. Allora, se noi potessimo acquisire quel senso di collettività che ci manca, di inclusione, l'essere includere gli altri, perché poi alla fine ognuno dovrebbe superare semplicemente i propri egoismi, cominciare a dire sì, se ognuno facesse, noi usiamo dire, se ognuno facesse la sua parte, dovremmo fare la nostra parte senza chiederlo agli altri. Però no, mi piace questa cosa che Bertolino ancora, diciamo, conserva ancora dell'ottimismo, sì, ancora ci crede, però va bene, va bene. No, voglio sapere, Bertolino, io ero distratta sicuramente e quindi non l'ho vista quando è andato agli Stati Generali, sono andati in tanti, parecchi. Come mai non è andato malgrado l'invito? Io sto seguendo gli stadi generali, sto seguendo il campionato che riparte. Perché a me non mi hanno invitato, sinceramente. Però sai che quando non ti invitano bisogna sempre dire non ci tenevo neanche. Non ci tenevo neanche, certo. Ci sarei andato volentieri perché essendo un osservatore della realtà e mi sarebbe piaciuto guardare le facce, dalle facce si capisce molto. La faccia di Conte che poi si pettina un po' a destra quando lo richiama la destra, un po' a sinistra. Cioè lui è ondivago sulla pettinatura. Però la bellezza sarebbe stata poter essere insieme a loro per osservare i comportamenti. Senta, però uno che non c'è andato e non ha detto non mi interessava particolarmente, ha proprio detto non ci vengo, cioè lui è stato invitato ma ha detto io non ci vengo, è Salvini, che da ieri ha ricominciato la campagna elettorale. Che estate prevede per Salvini? Ma io spero un'estate anche di meditazione, lievemente, perché lui non c'è andato perché stava progettando i pannelli solari a metano, che sono quelli che ha presentato ieri sul ponte, sul nuovo ponte di Genova. Diciamo che c'è una serie di gap, alcuni io applicherei a volte il criterio morettiano, mi si nota di più se non ci sono, se non ci senti si nota di più a volte, per esempio anche l'altro viceministro che indicando la nave da crociera ha detto sta ripartendo il turismo e su quella nave invece era piena di migranti. Bisogna fare o si ci documenta benissimo prima oppure a volte è meglio non esserci, il carisma dell'assenza, quando non ci sei è meglio. E se no studia, diciamo. Allora, prima sì, di perché lasciarci... studiare fa anche nel mio mestiere. Io non posso dire una battuta se prima non mi sono documentato sui giornali, se non ho ascoltato la televisione. Oggi bisogna essere molto attenti perché le battute si creano e a volte diventano fake news e a volte ti distruggono, diventano realtà. Allora, dicevo, prima di lasciarci le voglio fare una domanda personale. Certo. Lei si è definito blandamente ipocondriaco. E quindi ha vissuto benissimo il fatto che gli scienziati spesso hanno detto cose in contraddizione o comunque almeno in evoluzione, mettiamola così, cioè non esattamente chiarissime, non uguali a quelle del giorno prima. Sì, io sinceramente ho vissuto con un po' di ansia il fatto di non avere una voce univoca, perché l'ipocondriaco semplicemente a volte ha bisogno di essere rassicurato. Mi rassicurava uno e il giorno dopo mi rassicurava meno l'altro, più tamponi meno contagi, più contagi meno tamponi. Questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, però mi ha aiutato l'ipocondria a non fare stupidaggini. Ad esempio l'ipocondria è una forma di prevenzione. La mia blanda ipocondria, che non è una casistica grave, mi ha portato al vecchio motto dei medici dentisti anni 70, prevenire è meglio che curare. Allora, le 50 giornate di Milano, diario semiserio di un barricato sentimentale, mi fa piacere ricordarlo. Grazie per essere stato con noi, grazie... Grazie davvero, a voi, buon grazie davvero Enrico Bertolino.